Il Vaticano ha pubblicato il documento guida per la parte finale del sinodo sulla sinodalità. L'Instrumentum Laboris intende rispondere alla domanda come essere una chiesa sinodale in missione. Nasce dalle relazioni di 108 conferenze episcopali, 9 chiese cattoliche orientali, nonché di parroci e altri gruppi ecclesiali internazionali in tutto il mondo. All these reports show... Tutti questi rapporti mostrano una chiesa viva, mostrano movimenti, movimenti dello spirito e una chiesa in movimento. Mentre il documento guida per la prima sessione del sinodo dello scorso anno trattava argomenti controversi come l'ammissione delle donne al diaconato, il celibato sacerdotale, l'avvicinamento alle persone LGBTQ, il nuovo documento si concentra su altre questioni, offre molte proposte concrete, tra cui l'istituzione di un ministero di ascolto e accompagnamento, un maggiore coinvolgimento dei laici nella vita parrocchiale e consigli parrocchiali più strutturati. Il documento dà anche ampio spazio alla riflessione sul ruolo della donna nella Chiesa. Con i contributi raccolti da tutte le fasi del processo sinodale hanno evidenziato la necessità di dare maggior riconoscimento ai carismi, alla vocazione, al ruolo delle donne in tutti gli ambiti della vita della Chiesa. Il documento chiede una più ampia partecipazione delle donne in tutte le fasi dei processi decisionali e un più ampio accesso alle posizioni di responsabilità nelle diocesi. L'Instrumentum Laboris sottolinea anche la richiesta di trasparenza e di responsabilità nella Chiesa e da parte della Chiesa, che si è venuta a creare a causa di scandali finanziari e di abusi su minori e persone vulnerabili. Ciò è di estrema importanza poiché la mancanza di trasparenza e di responsabilità alimenta il clericalismo. La trasparenza, rendiconto, che sono importanti rispetto alle questioni, all'ambito degli abusi sessuali e finanziari, ma devono riguardare tutto, anche i piani pastorali, i metodi di evangelizzazione, la modalità con cui la Chiesa rispetta la dignità della persona umana, per esempio le condizioni di lavoro all'interno delle istituzioni, è un tema importante. Il documento appena pubblicato sarà oggetto di preghiera, conversazione e discernimento da parte dei partecipanti alla seconda sessione del Sinodo dei Vescovi che si terrà a Roma per tutto il mese di ottobre. Il suo scopo è quello di offrire un supporto al Papa. Si può prevedere che l'Assemblea di ottobre produrrà anche un documento finale che sarà consegnato al Santo Padre per una eventuale esortazione apostolica.